Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video. Oggi siamo qui per presentare Elimination Chamber e per darvi il link per guardarlo gratuitamente, comodamente, dal vostro televisore, da casa vostra, da dove cavolo volete. Praticamente il link in descrizione vi porta qua, che voi basta che pigiate qua praticamente, e c'è la diretta americana per seguire tutto il pay-per-view, dall'inizio alla fine. In questo momento mancano 40 minuti per Kay, newest member of the Hurt Business, l'inizio dello TNA. show. It doesn't look like it's gonna work, dog. But I feel bad for you. Allora I lo vado a feel bad for you. stoppare. Infatti vediamo che c'è la gabbia dietro con i presentatori, Booker T, eccetera, eccetera. E parliamo di questo pay-per-view. Innanzitutto abbiamo un bellissimo triple threat che non si sa il personaggio, cioè sarà un lottatore misterioso, che lotteranno per il titolo degli Stati Uniti. E quindi già questa è una curiosità. Poi c'è il match, credo, di coppie, valido per sì, Tag Team Champions, quindi un altro match femminile per il tag team femminile, con Sasha Banks è la vincitrice della Royal Rumble femminile dello scorso pay-per-view che c'è stato lo scorso mese. Anzi, mi sa che, se mi sbaglio, il Royal Rumble è successo proprio in questo mese, anche se non me lo ricordo bene. E quindi Sasha Banks, oltre ad aver vinto già il titolo femminile, potrebbe anche vincere il titolo di coppie. E queste due coppie, diciamo, questa coppia tra Sasha Banks e l'altra, che non mi ricordo il nome, potrebbero appunto vincere i titoli. Perché comunque mi sembra un team molto 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 forte. E poi ovviamente andiamo ai match più importanti, quelli che io, secondo me, sono quelli più belli e più attesi per questo pay-per-view, ovvero i due Elimination Chamber, quello di Raw e quello di SmackDown, per i vari titoli della WWE. Il primo con Sheamus, AJ Styles, Drew McIntyre, Randy Orton, Kofi Kingston e Jeff Hardy, per il titolo WWE Champions di SmackDown, di Raw, scusate, in cui potrebbe farsi vivo The Fiend, dato che ancora ce l'ha contro Randy Orton, e magari potrebbe, che ne so, magicamente apparire nella gabbia e fargli perdere o vincere l'incontro? Chi lo sa? Molte voci dicono questa cosa, ma ovviamente vedremo stasera cosa succederà. E poi quello per l'Universal Champion, per il titolo di SmackDown, che è ovviamente in quello di Raw, dove c'è Drew McIntyre. Praticamente, se Drew McIntyre viene, è dentro la gabbia, se viene schienato, può perdere il titolo. Invece quello di SmackDown, dato che Roman Reigns sta facendo questa specie di dittatura come se lui è il capo di tutto, hanno deciso che in quello di SmackDown c'è Cesaro, Kevin Owens, e gli altri. Non mi ricordo tutti i nomi, perché molti non me ne frega un cazzo degli altri lottatori. Comunque, praticamente, se vince uno di loro, cosa succede? Vanno nella stessa sera, andranno contro Roman Reigns per il titolo. Per il titolo. Quindi Roman Reigns non è dentro la gabbia. Quindi praticamente dopo questo incontro loro finiscono, cioè quello che vince comunque è mezzo morto e deve affrontare Roman Reigns, quindi comunque ci perde. Quindi non lo so, è una cosa molto strana, che pure là c'è la curiosità di vedere come va a finire, anche perché c'è The Miz che ha vinto la valigetta del Money in the Bank, e potrebbe appunto provare l'incasso contro uno dei due titolanti, diciamo. Quindi sarà, secondo me, un pay-per-view molto bello da vedere. Grazie a questo video avrete anche il link per vederlo gratis e vedere cosa succederà. Quindi buona visione a tutti e ciao a tutti da Tiger.